Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di seguirmi su Instagram, che se vi piace la felpa di Spider-Man che indosso oggi, la trovate su Pampling, dove insieme al codice sconto NerdMob avrete il 15% di meno su tutto lo store. Dunque, oggi sono qui per fare insieme a voi la trailer reaction al primissimo trailer della nuova serie TV di Watchmen prodotta da HBO. Di Watchmen molti di voi avranno già letto la graphic novel da cui è tratta appunto questa serie TV scritta dal maestro Alan Moore, ma molti altri ancora, forse anche di più di quelli che hanno letto il fumetto, avranno visto il film diretto da Zack Snyder. Film che a me, in tutta onestà, è sempre piaciuto tantissimo, anzi lo reputo uno dei migliori film di Snyder. Hanno cambiato il finale rispetto al fumetto, ma secondo me è stata una scelta saggia. Il finale del film funziona molto meglio dal punto di vista cinematografico di quanto avrebbe funzionato il vero finale della graphic novel. Io comunque, se non avete ancora mai visto o letto nessuno di due, vi consiglio di recuperarveli, sia il fumetto che il film. Dunque, direi di andare subito a vedere il trailer insieme e poi facciamo qualche piccolo commento insieme. We are no one. Rorschach. We are everyone. And we are invisible. We convinced ourselves that they were gone. That they were just hibernating. They came for everybody. Oh. Oh, please. Oh, listen. I guess we have ourselves a reckoning. Mamma mia. What are you two talking about? Oh, nothing. Just the end of the world. Dunque, fatemi stoppare, sennò poi parte una serie di video. Oddio, lontanissimo dal Watchmen cinematografico, un sacco di roba mai vista, almeno per quello che mi riguarda. Potrebbero esserci parecchie cose da Before Watchmen, forse, che è la serie uscita anni e anni dopo Watchmen, riguardo il passato di alcuni personaggi principali, tra cui Rorschach, di cui però era l'unico che avevo preso il Before Watchmen. Però sembra decisamente interessante, si vede che c'è un'altissima qualità, due inquadrature di Jeremy Irons nei panni di Ozymandias già mi ha straconvinto appieno. Lui è un attore che io adoro tantissimo, mi era piaciuto già tanto nei panni di Alfred nel DC Universe. Sembra promettere molto molto bene. Abbiamo questo gruppo di Rorschach che sembra intenzionato a ribaltare le sorti del mondo. Abbiamo questo ticchettio costante dell'orologio in sottofondo che aumenta sempre di più. Trailer montato veramente bene per quel che mi riguarda, soprattutto anche la scritta HBO presenta, che poi si muove come delle lancette. Serie decisamente interessante che sto tenendo sott'occhio da quando è stata annunciata. Solitamente HBO è sinonimo di qualità assoluta, tranne forse quest'ultima di Game of Thrones che non mi sta poi piacendo tantissimo, ma ne parleremo poi a fine stagione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!